Presentati i dati sull'imposta di soggiorno applicata da gennaio di quest'anno, toni entusiastici da parte dell'amministrazione comunale. Cosa risponde la categoria degli albergatori guidata dal Consorzio Turistico Riviera del Corallo e Stefano Visconti? Pare dai dati esposti ieri dall'amministrazione che la raccolta sia andata al di là delle più rosee aspettative. Vale a dire che nei primi tre trimestri, quindi fino a settembre, la raccolta sfiora il 1.100.000 euro. È altrettanto evidente dall'esposizione dei dati che per ora l'imposta viene pagata solamente da una tipologia di turisti prevalentemente, quello ospitate in alberghi 3, 4 e 5 stelle, che contribuiscono con un certo orgoglio all'80% della raccolta. Un po' pochino il resto della raccolta garantita dall'altra ricettività extraalberghiera ed in particolare dalle seconde case, che contribuiscono per ben lo 0,43% della raccolta totale. C'è molto da lavorare su questo fatto, perché la Tax City funziona quando è equa e quando viene pagata da tutte le tipologie di turisti, non solamente da coloro i quali che scelgono residenze alberghiere. Quindi debole la lotta al sommerso che invece è stata annunciata alla presentazione di questa nuova imposta? Probabilmente incominciata, assolutamente ancora insussistente. Per stessa missione dell'amministrazione comunale c'è molto da lavorare su questo frangente. Noi auspichiamo che questa sia la priorità per elevare la raccolta dell'imposta di soggiorno, cioè allargare la piattaforma imponibile. L'imposta è giusta, è tollerata ed è anche equamente sostenibile socialmente se viene pagata da tutte le tipologie dei turisti, altrimenti è iniqua. Sulla rimodulazione delle tariffe invece che cosa dite? Che se è valido il primo presupposto, cioè se si allarga la piattaforma imponibile e quindi l'imposta è pagata da tutti i turisti di questa città, è probabile che si possa rimodularle anche verso il basso le tariffe, piuttosto che pensare ad una rimodulazione verso l'alto.